Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come funziona un ciclone separatore. Il ciclone separatore è questo, come vedete, va posizionato tra un impianto di aspirazione e un macchinario e serve per convogliare gli scarti del macchinario da un'altra parte, quindi non farli andare direttamente nell'impianto di aspirazione. Qui in alto collegheremo il mio bidone aspiratore della Parkside, qui di fianco collegheremo il mio banco sega e quindi cosa succederà? Che quando entrerà da questa parte gli scarti della macchina, quindi trucioli o segatura, non andranno a sporcare il filtro del bidone aspiratore ma andranno convogliati verso il basso. Collegheremo il ciclone a questo contenitore, quindi sarà anche più facile per me quando andrò a fare pulizia. La prima cosa che faremo sarà quella di incollare un pannello che ho precedentemente tagliato in misura al coperchio, questo per renderlo più resistente, perché se fissiamo direttamente il ciclone a un coperchio di plastica, spostalo da una parte, spostalo dall'altra, prima o poi chiaramente andrà a spezzarsi. Poi faremo un buco con una fresatazza, chiaramente la fresatazza dovrà essere della stessa dimensione del buco del ciclone e poi andremo a fissare, come vi dicevo, il ciclone al coperchio. Ora siamo pronti per testare il ciclone, non fate l'errore che ho fatto io, come vedete ho dovuto cambiare il contenitore, questo perché dallo sportello filtra un po' d'aria, come vedete rimane un po' aperto e quindi non è ermetico e quindi fa l'effetto contrario. All'interno del contenitore trovavo il 5% dello sporco e invece i residui li aspirava tutti l'aspirapolvere della Parkside. Al momento in casa avevo soltanto questo secchio e questo secchio funziona in maniera perfetta perché rimane praticamente ermetico. Ora vi faccio vedere. Trucioli e segatura. Proveremo ad aspirarli tutti e due. Come vedete all'interno del bidone non c'è neanche l'1% che c'era scritto su Amazon di sporcizia. Direi che ha funzionato bene. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, io sono rimasto veramente soddisfatto di questo sistema perché funziona in maniera veramente impressionante. Questa mattina ho dovuto tagliare dell'MDF, ho dovuto utilizzare la macchina per un paio d'ore e vi posso garantire che il bidone è rimasto veramente veramente pulito. Quindi non posso che consigliare questo attrezzo, questo ciclone, se vi interessa comprarlo vi lascio il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e buon weekend.